L'epoca Maso, l'Attila si prepara ad affrontare Pisaurum, si torna in un campo, diciamo, che evoca bei ricordi all'Attila per quella che sarà una partita importante, soprattutto in virtù degli scontri diretti. Ciao, sì, sarà una partita importante, come diceva te, un palazzetto dove l'anno scorso abbiamo avuto tanta felicità e quindi niente. Andiamo a Pesaro a fare una partita che speriamo che sia una partita buona per noi, stiamo lavorando per quello e quindi niente, sarà una partita tosta perché come dici te è un scontro diretto anche per loro, quindi sarà una partita importante e bella da affrontare. Ecco, questo sabato invece è arrivata un'altra vittoria qui a Porto Recanati contro però un Pescara che insomma aveva fatto sudare abbastanza. Sì, io penso che prima di giocare la partita con Pescara noi sappiamo che Pescara non veniva qua a fare una passeggiata. È una squadra che individualmente è forte, c'è giocatore d'esperienza, c'è talento giovane, quindi sappiamo che era una partita tosta, più che noi siamo con due giocatori importantissimi nostri, tanto Luca come Mario, che non c'erano nella partita, però ognuno che è entrato ha fatto un po' di più per un po' equilibrare questa mancanza e quindi niente, abbiamo fatto una gran partita, abbiamo vinto in casa che era importante per noi e per la strada, per continuare per la strada questa. Ecco, si sta dunque avvicinando la fase calda della stagione, non so se hai iniziato a vedere anche squadre degli altri gironi che dovrete poi affrontare in seguito. Almeno io no, sicuramente Nicola sì, ha iniziato, però tanto Nicola come lo staff, però noi ancora no perché mancano due giornate, cioè abbiamo una sabato domenica importantissima per noi e quindi niente, stiamo pensando noi in continuare a lavorare della stessa maniera che lo facciamo di agosto che stiamo iniziando, che abbiamo iniziato e quindi niente, è vero che si può iniziare a pensare in qualcuna squadra perché sono squadra che affrontiamo dopo, però adesso stiamo pensando nel prossimo rivale che è Pisaurum e quindi niente, stiamo con la testa lì. Ecco, in generale si sta per chiudere la regular season, un bilancio di questo primo anno dell'Attila in Serie B interregionale, come è andato secondo te? Secondo me è andato bene, nel senso non voglio dire che è una scusa né niente, però abbiamo avuto due infortuni grandi, di due persone che almeno mi hanno dimostrato che sono bellissima persona e anche bravissimo giocatore, quindi abbiamo perso due pilari della squadra e nonostante quello tanto noi come la società come lo staff è andato avanti a lavorare, tanto la dirigenza a prendere due giocatori in più e lo staff e noi a fare allenamento almeno qualche volta con meno giocatore, però poi anche abbiamo Under che sempre sono predisposto per fare allenamento, quindi alla fine è stato un po' tosta. Però alla fine abbiamo fatto, penso io, fino adesso, che ovviamente che non abbiamo fatto niente, però un buon lavoro e mai abbiamo caduto di testa, neanche mollato niente, sempre con sacrificio, con lavoro e uniti. Penso che quello è stato una cosa più importante, stare uniti, lavorare e sacrificio. Invece a livello personale penso sei soddisfatto, dai, sempre una media importante a livello di realizzazione. Sì, a livello personale ovviamente che sempre uno vuole fare di più, magari quando faccio punti non è che lo faccio solo io, sino che i miei compagni sempre stanno assistendo a me, giocando per me e anche quello mi piace a me e se le fa bene la squadra fa bene, però se, come dice te, se un giorno non può realizzare, però devo prendere più rimbalzo, farò quello, farò lo che devo fare, lo che bisogna la squadra, però sono contento perché la squadra mi dà un po' di protagonismo, mi dà fiducia in me, quindi niente, sono felice, è un gran gruppo, tanto io come tutti i miei compagni penso che siamo bene, che la squadra sta unita e lavoriamo per quello, per stare ognuno, una partita fa punti uno, un'altra partita fa punti un altro, l'importante è stare uniti, sacrificio e andare avanti per questa strada. Perfetto, grazie Pepo. Dunque appuntamento domenica 11 febbraio ore 17, Pisaurum Attila Basket.